A distanza di 4 anni dall'inizio dei lavori, Sant'Agata Militello ha il suo palazzetto dello sport polifunzionale. La chiusura ufficiale del cantiere è stata sancita ieri dal commissario straordinario della città metropolitana Filippo Romano e dal sindaco Carmelo Sottile. Alla presenza del RUP Vincenzo Gitto, dell'ingegnere Benedetto Sido Dipinto, del direttore dei lavori Alessandro Rigoli e del rappresentante dell'impresa Eurovega Giuseppe Mangano, si è proceduto infatti al collaudo tecnico-amministrativo. In pratica i lavori si sono conclusi, ma per l'apertura al pubblico si dovrà attendere il 1 ottobre. Una bellissima realtà per la nostra cittadina, ma non solo direi per la nostra cittadina, per tutto il comprensorio nepoliteo. Una struttura del genere sicuramente non è facile da ritrovare in alcun'altra realtà provinciale, io direi anche forse regionale. Questa è una storia lunga, perché quando io arrivai nel lontano 94 alla provincia, il palasport era già stato programmato dagli amministratori precedenti e doveva sorgere presso il campo sportivo Fresina. Finalmente poi alla metà del 2007 ci fu un cambio di rotta. Io mi auguro che tutti i sindaci del territorio si rendano conto di un'opera così importante che ha il territorio e quindi tutte le persone possono godere di un'opera così completa. È con particolare piacere che ricordo oggi di essere venuto qui nei primi giorni del mio mandato a cantiere appena aperto e di tornarci oggi a circa un mese e mezzo dalla fine del mandato, due mesi, finirà a fine settembre, e trovare una struttura così bella. Ci stiamo organizzando, ancora è prematuro, vediamo un po' coinvolgere le società locali, vediamo cosa le richieste che perverranno e di là si potrà organizzare concretamente un'attività sportiva.